Siamo in continuo evoluzione. Io non ho seguito la pressione della gente nel formare la lista dei dirigenti e neanche lo farò con i mister e con i vari calciatori. Voglio essere sicuro di chi metto dentro il club e se questo comporta un giorno di più o tre giorni di più, che saranno quei tre giorni in più. Ci tengo tantissimo a chi verrà qua a rappresentare la famiglia di Rosario Peligra e anche la città. Per quello non mi faccio mettere pressione dalla gente su cosa dobbiamo fare e in quanto tempo. Io sinceramente non aspetto niente. Noi dirigenti, poi mister, poi calciatori, devono guadagnare il rispetto della gente. La gente, noi non dobbiamo fare altro che rispettare la loro città e il loro club, perché il club di calcio è della gente, non è di Rosario Peligra, non è di Vincenzo Grella, è della gente. Noi dobbiamo solo rispettare i vari ruoli che noi abbiamo dentro la società. Ma la cultura di lavoro che vogliamo costruire, il fatto di essere protagonista della Serie D non mi mette nessuna pressione in più, è normale che è così. Ho detto più volte che chi non può condividere questa pressione forse fa meglio a non venire dentro con noi a lavorare. Noi dobbiamo sopportare grande pressione quest'anno. E io sono pronto, chi intorno a me è pronto. Poi vedremo. Certo, il discorso del mister penso che lo risolviamo a breve. Come dicevo prima sulla conferenza, la squadra è legata all'iscrizione del club alla FIGC. Per quello no, oggi anche se voglio prendere 23 giocatori non posso. Per quello è inutile che faccio un nome piuttosto che un altro che tecnicamente non posso prenderlo. Per quello, io capisco la frustrazione della gente, lo capisco, anch'io a volte vorrei fare diversamente, ma le leggi sono le leggi, io devo rispettarli e devo lavorare per quanto possibile per essere pronto. Tutto qua.